più ambigui. Allora, grazie, sono contentissima di essere qui e di proporvi la mia esperienza. Io sono rientrata in Italia nel 2003, dopo la mia esperienza all'estero, e le mie ricerche sono state dapprima, sostenute da una fondazione privata, la Menise, e in seguito, come già vi è stato detto, dall'IRC. Devo dire che senza questi finanziamenti chiaramente non sarei riuscita a portare avanti le mie ricerche, perché si trattava di finanziamenti molto importanti. Nel primo caso erano quasi 1 milione di euro, nel secondo 1,5 milioni, quindi dei finanziamenti molto importanti che mi hanno permesso in questi anni di mettere su un gruppo di ricerca che devo dire anche a livello internazionale è estremamente ben apprezzato. 2 minuti per dirvi che cosa facciamo nel nostro laboratorio. Ci occupiamo di cellule staminali, non animali, ma vegetali, e questo perché, come credo che tutti voi sappiate, quali siano le grandi capacità rigenerative delle piante, che anch'esse appunto hanno cellule staminali. Qua appunto in questa sono cellule staminali della radice, e noi appunto utilizziamo questo sistema modello per capire come fanno queste cellule staminali a rigenerarsi così facilmente, ma soprattutto come fanno per esempio a vivere per tempi lunghissimi. Voi sapete che recentemente, alcuni anni fa, è stato trovato addirittura in Svezia un albero che aveva addirittura 9.000 anni, quindi in questo albero ci sono cellule staminali che hanno 9.000 anni. Ecco, noi in questo laboratorio cerchiamo di capire quali sono le molecole, quali sono i meccanismi molecolari che permettono alle piante di fare questa cosa meravigliosa. In questi anni abbiamo scoperto tantissime cose, tant'è che siamo per esempio in grado di manipolare le nicchie staminali, tanto da poter addirittura trasformare una radice nella parte aerea della pianta. Quindi siamo in grado, ormai abbiamo una comprensione tale delle molecole coinvolte nella formazione di questa nicchia, che siamo in grado di ricreare in un punto diverso da quello dove normalmente si formerebbe la radice una nuova parte aerea. E la comprensione di questi meccanismi, che è avvenuta chiaramente attraverso il nostro laboratorio, ma anche attraverso l'aiuto di altri laboratori nel mondo, ormai ha raggiunto dei livelli talmente alti e le informazioni sono talmente numerose che la mente umana quasi non fa più. È impossibile per noi mettere insieme tutte queste informazioni e capire come l'interazione fra tutti questi geni possa poi creare un certo output. Per questo era l'oggetto dell'IRC che mi è stato finanziato. Noi abbiamo pensato di creare un modello matematico, quindi un modello matematico, in questo caso della radice, in cui poter inserire tutte le informazioni e cercare di creare, di fare delle predizioni, quindi di capire sulla base dell'interazione di questi geni come, cambiandone, modulandone l'attività, quale sarebbe la risposta. E qui vi volevo semplicemente dare un esempio di quello che stiamo facendo. Qui appunto questo è un modello matematico della radice che noi abbiamo testato e che eccolo qua. Questo riguarda l'espressione di uno specifico gene, ma per farla breve, noi adesso siamo in grado, cambiando l'attività di un gene, di predirle come si comporterà la radice, e l'abbiamo testato in vivo e funziona questo, quindi siamo felicissimi di tutto ciò, e questo è veramente un progetto pionieristico. Purtroppo tutte queste conoscenze, a breve, il mio finanziamento sta per finire, verranno completamente trasferite all'estero, perché io non posso mantenere con me queste persone che chiaramente si sono formate in questi anni e sono bravissime, hanno la possibilità, sono richiestissime e quindi hanno la possibilità di andare all'estero dove voglio. Io, non avendo più soldi, chiaramente sto provando a trovare nuovi finanziamenti in Italia, non in Italia.
e quindi non saprò se potrò mai portare avanti questo tipo di ricerca. Personalmente penso che sia un gran peccato e niente, volevo condividere con voi questa esperienza. Grazie.